Amici di Sera 2 Italia, benvenuti al consueto appuntamento settimanale con il programma di approfondimento sul campionato di A2 che da questa settimana cambia formato, titolo, ma non i contenuti, che proseguono sul collaudato schema con un ospite al girone est, uno dal girone ovest e un opinionista con il quale faremo un focus sulla prossima giornata, l'ottava di regular season. Io sono Antonio Mangiola e in questa prima puntata di Giovedì a Spicchi avrò il piacere di ospitare il capitano della Fortitudo Bologna Stefano Mancinelli, il coach di Scafati Basket Giovanni Perdichizzi e il mio amico Stefano Blois, team manager del Giulianova Basket e opinionista di Sera 2 Italia con le sue rubriche Il Punto di Stefano Blois ed il focus sul prossimo turno di campionato. Prima di fare un veloce excursus sui principali temi della settimana, parliamo dei due match che si sono giocati ieri. Nel recupero della seconda giornata, Latina approfitta del turno interno per battere Rieti 82-73 e salire a quota 6 in classifica. Oltre al solito BJ Raymond, autore di 20 punti, 15 rimbalzi e 4 assist, da segnalare la prova finalmente convincente di Josh Airston, autore di 24 punti in 24 minuti. Sul fronte NPC un piccolo passo indietro dopo il successo ottenuto domenica scorsa in casa contro Tortona. Doppia doppia per Angelo Gigli che mette a referto 13 punti e 11 rimbalzi, mentre Hurst, miglior realizzatore dei suoi con 18 punti, tira con un modesto 40% da 2. Spettacolo ed emozioni nell'anticipo della nona giornata del girone ovest, con la Viola Reggio Calabria capace di tenere la partita in bilico fino ai secondi finali in un campo non semplicissimo come il Biella Forum. Ai Reggini non è bastato un Packer in doppia doppia già dopo i primi 20 minuti e non è bastata neanche l'ennesima prova di vigore e personalità degli uomini di coach Calvani. Alla fine i punti se li porta a casa l'Eurotrend e in una partita anticipata a causa della convocazione nazionale di Carl Widdle non poteva che essere proprio il giovane talento britannico il protagonista assoluto. Per Widdle 16 punti, 11 rimbalzi e una prestazione a tratti devastante. La settima giornata di Serie 2 Italia ha confermato Trieste e Casale Monferrato nel ruolo di capolista imbattute. I giuliani hanno vinto contro Treviso all'Alma Arena con il punteggio di 91-83, riuscendo a venire a capo di una partita che ha visto ben figurare la De Longhi, che recuperati Fantinelli e Antonutti ha tenuto a lungo botta contro quella che al momento sembra essere la vera favorita per la promozione nella massima serie. Ad ovest la Junior batte anche Trapani, vincendo la sfida al Palaferraris con il punteggio di 76-65. I piemontesi continuano a sciolinare una grande robustezza di gruppo, anche se dopo Marcius, rientrato proprio nell'ultimo turno, e l'infortunio a Cattapan, perdono anche De Negri, operatosi martedì per la ricostruzione del legamento collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra. Roseto resta l'unica squadra ancora a secco di vittorie tra le 32 di Serie A2 Italia. Gli squali, per provare a porre rimedio a questa emorragia di sconfitte, hanno firmato Matt Carlino, play guardia classe 1992 visto l'anno scorso a Cremona. Ad ovest Napoli può finalmente festeggiare il primo successo stagionale grazie alla vittoria interna contro una Virtus Roma irriconoscibile e attorno alla quale si aggirano spettri di crisi con Fabio Corbani che, a quanto si vocifera, sarebbe di nuovo in discussione. Prosegue la favola della poderosa Montegranaro che vince in trasferta il derby marchigiano contro Iesi e mette in fila la sesta vittoria consecutiva che permette agli uomini di Coach e Carelli di rimanere saldamente al secondo posto ad est. Sul fronte occidentale, oltre a Biella che però ha una partita in più, è Legnano la prima inseguitrice della capolista. I Knights superano senza grossissime difficoltà una Viola, fin qui sempre perdente in trasferta, e mettono in cascina altri due punti che valgono il secondo posto in solitaria ad una sola vittoria dalla testa. Dopo una partenza 0-2 prosegue la rimonta di Udine che, battendo a domicilio una brutta Verona al primo stop casalingo, conquista il quinto successo consecutivo, agganciando la zona finale di Coppa Italia.
Ritorna al successo, interrompendo una lunga serie di sconfitte, l'Eurobasket Roma. I capitolini, al primo successo al Palatiziano, battono la Benacquista Latina, che si è dimenticata di scendere in campo nel primo quarto. Sconfitta per Tortona sul campo della NPC Rieti. Nessun dramma per i Leoni, che comunque continuano a conservare una buona posizione in classifica, però sicuramente sono un campanello d'allarme per una squadra alla terza sconfitta negli ultimi quattro turni. Vittorie di fondamentale importanza per Bergamo e Treviglio. Gli orobici approfittano del turno interno con Roseto per allontanarsi dalla zona playout, mentre la Remer conquista ancora una vittoria on the road, espugnando per prima il Palapirastu di Cagliari. Forlì conferma la sua imbattibilità interna, piazzando il poker di successi consecutivi all'Unieuro Arena ai danni di Ravenna, alla terza sconfitta in fila, la quarta nelle ultime cinque di campionato. Stesso bilancio per Mantova in un periodo di involuzione dopo un avvio brillante per gli Stings. Restando in tema di sconfitte, salgono a 4 quelle di Orzi Nuovi, uscita senza punti dal campo di Ferrara per mano di un club basket che dà un calcio alla crisi che bussava alla porta. Restano a bocca asciutta anche le due siciliane, la Menzana Siena e l'Andrea Costa, sconfitta dal canestro pazzesco di Stefano Mancinelli allo scadere dopo una rimonta che sembrava dirigere gli uomini di coach Cavina verso un importante successo. Ma di questo ne parleremo tra poco direttamente con il Mancio. Per finire, lunedì si è tenuta la riunione di Lega, nella quale le 32 squadre di A2 erano chiamate a stabilire i criteri di promozione e retrocessione della stagione 2018-2019. Per approfondire questo argomento, però, approfitterò del mio primo ospite telefonico. Sentiamo chi è. Al telefono di Serie 2 Italia do il benvenuto a Stefano Blois. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao, insomma Stefano, sei stato il primo ospite di Serie 2 Italia Live e sei il primo ospite come opinionista in Giovedì a Spicchi. Non si può dire che io non abbia considerazione di te. Ti ringrazio, spero che questa tua fiducia sia ben riposta. No, assolutamente sì, tra l'altro oggi con Stefano ci spoileremo, faremo un auto spoiler perché comunque Stefano ogni venerdì, quindi domani venerdì 17 ci sarà la sua consueta rubrica con il focus sul turno successivo, quindi in questa puntata probabilmente faremo un mini spoiler di quelli che sono i temi, però ne approfitto per appunto promuovere per chi non conoscesse l'appuntamento il focus di Stefano ogni venerdì su Serie2Italia.it e poi su tutti i nostri social network, uno spazio molto interessante che io stesso leggo con molto piacere. Stefano, io partirei con quello che è il tema che è diventato ufficiale lunedì sera, cioè c'è stata la riunione in Lega Nazionale Pallacanestro, le 32 squadre hanno deciso intanto i criteri di promozione dell'anno prossimo. Partiamo da qua. 3 promozioni, lo sapevamo già, saranno promosse le due squadre che vinceranno i rispettivi gironi, più una terza squadra che vincerà i playoff. Quindi ai playoff ci si qualificherà, tanto per intenderci, dal secondo al nono posto, mentre le due prime saranno promosse automaticamente. Bello! Sì, partiamo dal presupposto che la formula attuale penso sia molto condivisibile il fatto che era una formula molto molto penalizzante, perché su 32 squadre farne salire una sola è qualcosa di veramente troppo troppo restrittivo, soprattutto in un campionato dove ci sono delle piazze così importanti, così storiche, delle società che comunque investono tanto per provare a tornare in Serie A, e appunto una squadra sola su 32 era veramente troppo troppo poco, quasi paradossale secondo me. Passando a 3 promozioni, la cosa più sensata è far andare direttamente su le due vincitrici dei rispettivi gironi, anche per dare più valore a quello che è la regular season, perché comunque la squadra che nell'arco di 30 partite vince la classifica del suo girone a mio giudizio merita di salire, e poi chiaramente poi i playoff per le altre 16 qualificate stabiliscono una terza promossa. Mi sembra la cosa più sensata da fare per riportare qualche squadra in più, qualche piazza in più che lo
merita dove le compete di stare. Dall'altra parte della classifica, l'anno prossimo ci sarà un'altra situazione particolare, perché le tre promozioni sono legate al fatto che il campionato di A1 passerà da 16 a 18 squadre, ma l'anno prossimo, o meglio dal 2019-2020, il campionato di A2 passerà da 32 squadre a 28 squadre. Per fare questa riduzione di 4 squadre, appunto, l'anno prossimo ci saranno ben 5 retrocessioni. Retrocederanno, secondo quanto hanno proposto le squadre in riunione presso la Lega Nazionale, retrocederanno le ultime due in classifica dei rispettivi gironi, mentre le penultime e le terzultime si incroceranno in dei play-out dove la vincente del play-out sarà salva e le altre tre retrocederanno. Quindi situazione pesantissima. Sì, assolutamente sì. Io parto dal presupposto che secondo me 32 o 28 squadre che siano per il secondo campionato nazionale sono troppe. Secondo me è un numero che non è sostenibile per quello che è attualmente lo stato del nostro movimento, però anche in questo caso l'unica soluzione adattabile, visto che si è entrato in questo imbuto, secondo me, della serie a 2 e 32 squadre, per ridurlo un minimo, è chiaro che questa è gioco forza la soluzione. Il lato positivo può essere rappresentato dal fatto che il prossimo campionato sarà veramente un campionato vincente, perché oltre al un campionato vincente in cui la regular season conterà tantissimo rispetto a quelli che sono i campionati, quello di quest'anno, quello dell'anno scorso, perché oltre al fatto che c'è la prima che sale direttamente, c'è l'ultima che scende direttamente come adesso, ma anche andare out significa avere il 75% di possibilità di retrocedere. Quindi diventa veramente cruciale il valore di ogni partita, sia per l'alta classifica, sia per quella più bassa. Detto questo, comunque un campionato con 5 retrocessioni effettivamente sarà un campionato molto molto difficile, soprattutto per quelle squadre un po' meno attrezzate che puntano a restare in A2. Sì, anche perché questo diciamo apre la strada a un mercato estivo dell'anno prossimo che sarà anche da questo punto di vista impegnativo, perché ci saranno sicuramente tante squadre che proveranno a andare in A1 approfittando appunto di questa buffata di promozioni, ma ci saranno anche tante squadre che si dovranno attrezzare per evitare addirittura di arrivare al terzultimo posto, perché un terzultimo posto praticamente con una formula play-out di questo genere è quasi una retrocessione, perché poi su 4 squadre se ne salva solamente una, insomma la matematica dice 25%, quindi l'anno prossimo ci dobbiamo aspettare un mercato in cui probabilmente i costi, soprattutto degli italiani, lieviteranno e in cui probabilmente si vedrà qualche giovane in meno a fronte di un'esperienza che garantisce o garantirebbe maggiore affidabilità in un campionato dove i due punti settimanali conteranno veramente tantissimo. Certo, è verissimo, anche se poi comunque gli italiani sono quelli, i giocatori sono quelli, quindi le squadre sono le stesse almeno il prossimo anno, quindi sì, ci sarà un minimo di un cambio, diciamo, di filosofia sul mercato per alcune squadre, però poi fermo restando che le regole sui passaporti saranno identiche, e quindi su questo fattore qui si potrà agire fino a un certo punto. La cosa, come giustamente sottolinei tu e come avevo accennato anch'io, è che il valore di ogni singola partita crescerà in maniera esponenziale. Questo è sicuramente un lato positivo. Stefano, resta in linea qualche minuto, riprenderemo la chiacchierata tra pochissimi minuti. Io intanto sento il mio primo ospite di giornata qui a Giovedì a Spicchi. Al telefono di Serie 2 Italia abbiamo coach Giovanni Perdichizzi. Coach, buongiorno e benvenuto su Serie 2 Italia. Buongiorno. Allora, coach, siete protagonisti di un grande avvio di stagione, 10 punti in classifica, frutto di 5 vittorie contro Cagliari, le due romane, Siena e l'ultima contro Agrigento, e soltanto due sconfitte, una dopo un supplementare a Rieti ed una a Reggio Calabria. Considerato che il calendario vi riservava 4 viaggi nelle prime 7 giornate, direi che il bilancio a metà del girone di andata può dirsi più che positivo, è d'accordo? Sì, abbiamo iniziato nel migliore dei modi, onestamente. Speravo in una vittoria almeno fuori casa. Il fatto di aver vinto due volte consecutive a Roma e di aver perso a Rieti dopo il supplementare è stato per noi anche un po' di sorpresa, in positivo ovviamente, perché abbiamo giocato sicuramente una buona pallacanestro, abbiamo meritato sempre di vincere,
e soprattutto perché abbiamo notato miglioramenti partita per partita, domenica per domenica. I due USA hanno avuto un grande impatto con la stagione in corso. Brandon Sherrod, lo avevamo già visto l'anno scorso a Roseto, sta confermando quanto di buono sapevamo, anzi, addirittura migliorato sia nella media di punti, 13 con gli Sharks, 17 in maglia Givova, sia per valutazione, 19 di media l'anno scorso, 24 quest'anno nelle prime 7 giornate di campionato. Anthony Miles, invece, pur essendo in giro dal 2012 nel vecchio continente, con i suoi 20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di media, è una piacevole scoperta per il nostro campionato. In un campionato come quello di A2, con due soli stranieri, azzeccare i due americani è molto importante, beh, più o meno è metà del lavoro. Sì, diciamo che noi siamo andati su due giocatori, uno che ha giocato già in Italia l'anno scorso e l'altro che avevamo seguito già anche l'anno scorso in Polonia, per cui due giocatori che rispecchiavano il mio modo di giocare. Però ritengo che a prescindere gli americani e il gruppo di italiani che alla fine li mette anche in condizione di esprimersi al massimo e di giocare in base alle loro caratteristiche. Ed è il gruppo degli italiani che secondo me alla fine in questo campionato di A2 fa la differenza, perché se vuoi due americani buoni, bene o male, ce li hanno tutti, gli italiani ormai sono diventati merce rara. Noi siamo stati bravi a tenerne parecchi dell'anno scorso, ad aggiungere nuovamente spizzichini e prendere Ranuzzi, allargando così questo zoccolo duro di italiani. Che dà grande affidabilità, oltre che dà grande attaccamento, senso di attaccamento alla maglia per chi viene a giocare a Scafati. Sono perfettamente d'accordo, Spizzichini, Ammannato, Crow, Ranuzzi, Santiangeli, Romeo, i giovani Emanuele Trapani e Vincenzo Pipitone, insomma anche nel reparto italiani non manca niente a questa squadra, tanto che coach, quest'estate, mentre sentivo eleggere Siena e Eurobasket Roma come papabili protagonisti del girone, io continuavo a dire attenti a Scafati dello sceriffo Perdichizzi, perché forse non tutti sanno che Giovanni Perdichizzi detiene, credo che sia ancora il suo, il record di vittorie nella seconda serie, con una percentuale tra il 65 e il 70% di vittorie. Coach, dove può arrivare questa squadra? Che ambizioni avete? Bah, sicuramente noi siamo partiti per fare un campionato per divertirci, diverso dagli anni passati, anche perché con una sola promozione viene difficile programmare una stagione per vincere. E quindi abbiamo gettato le basi, casomai, per provarci il prossimo anno quando ce ne sono tre. Quest'anno l'obiettivo nostro deve essere divertirci, far divertire la gente, far ritornare la gente al Palamangana nuovamente, e questo sta avvenendo già dalle prime giornate, e poi costruire quello zoccolo duro, come dicevo prima, di italiani su cui poi un altro anno andare a fare qualche altro innesto e magari prendere due americani o come questi che abbiamo ancora o ancora migliori per poter puntare un altro anno, se veramente ci sono le tre promozioni, a tentare il salto di categoria. Sì, tra l'altro lunedì si è tenuta la riunione in Lega, le 32 squadre hanno stabilito le linee guida che vogliono due promozioni dirette, ossia le due vincitrici dei rispettivi gironi, più una promozione che viene dai playoff. Prima di salutarci, volevo appunto un suo parere rispetto a quanto stabilito in Lega nella riunione di lunedì. L'anno prossimo sarà un campionato veramente impegnativo perché oltre alle tre promozioni ci saranno ben 5 retrocessioni in Serie B, perché ricordiamolo, il campionato di A passerà da 16 a 18, il campionato di A2 passerà da 32 a 28 squadre. Coach, l'anno prossimo è un campionato a coltello tra i denti perché ci saranno tante squadre che punteranno alla promozione, ma ci saranno altrettante squadre che si dovranno rafforzare per non correre il rischio di finire nelle ultime posizioni, perché da quanto stabilito le ultime due retrocedono direttamente, mentre penultima e terzultima dei due gironi si incroceranno e di queste quattro squadre una sarà salva e tre retrocederanno. Insomma, campionato impegnativo. Mi pare che si vada però sulla giusta strada, cioè di rendere il campionato anche importante e interessante durante tutto l'anno. Penso che premiare la squadra che durante tutto l'anno dimostra regolarità e chiude al primo posto sia la base di un qualsiasi campionato che si intenda svolgere. Poi dare
la possibilità alle altre di giocarsi l'ultimo posto con i playoff sia anche un'idea brillante, come anche il fatto di aumentare il numero di retrocessioni porterà maggiore competitività nel campionato, lo renderà ancora più entusiasmante se arriva nuovamente a quel campionato che io facevo con Capodorlando, ma anche con Brindisi, in cui la fase regolare non era fine a se stessa, ma era molto molto competitiva perché si premiava appunto la regolarità di chi vinceva la fase regolare e soprattutto le due retrocessioni che c'erano allora davano anche competizione in coda alla classifica. Penso che si vada sulla giusta strada di rendere nuovamente molto interessante e competitivo un campionato che secondo me, per presenza di giocatori italiani e anche per gli stranieri che arrivano, sta diventando molto più interessante del campionato di Serie A. Anche perché ricordiamolo, 2 anni fa Giovanni Perdichizzi con la sua Scafati sarebbe andato in A1 avendo vinto la regular season e addirittura in quella stagione si arrivò anche alla double, ricordo bene. Sì. Quell'anno vincemmo anche la Coppa Italia, ma anche andando a ritroso, ancora 4 anni fa con Barcellona, mi ricordo che siamo arrivati primi in classifica, poi le ultime 3 giornate per un infortunio a Sanders siamo costretti a cambiare, non avevamo un giocatore in quel ruolo disponibile, siamo stati costretti a prendere Jobe Thomas, è cambiato tutto l'assetto e Trento ha sfruttato questo e ci ha eliminato al primo turno dopo che avevamo condotto tutto il campionato. Però è una formula stranissima. Secondo me la promozione diretta va continuamente inserita in un campionato qualsiasi e penso che siamo sulla strada giusta per renderlo nuovamente altamente competitivo. Perfetto, coach, è sempre un piacere per me poter scambiare 2 chiacchiere di pallacanestro con lei. Spero che ci sia un'altra occasione di sentirci. Le auguro un in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie, grazie anche a me, è stato un piacere per me. Grazie. Grazie. Allora, torniamo al telefono con Stefano Blois per andare a vedere il prossimo turno ad Est, girone Est, ottava giornata. Non vedo grandissimi big match, ma vedo tantissime partite importanti. Iniziamo da Roseto Andrea Costa Imola, una partita delicatissima perché sì, Roseto ha bisogno della prima vittoria, però anche l'Andrea Costa Imola non è che viaggi a belle spiegate, 4 punti in classifica nelle prime 7 giornate e sicuramente la necessità di allontanarsi dagli ultimi posti. Sì, hai detto bene, questo è un altro scontro diretto per la salvezza, c'è stato questo ciclo di scontri diretti nelle ultime giornate che può veramente dare un primo strappo importante a quella che è la situazione in fondo alla classifica. È chiaro che per Roseto questa è una partita da vincere a tutti i costi, a maggior ragione con il nuovo acquisto di Carlino, e dall'altra parte però Imola ha un'opportunità per creare un gap importante rispetto all'ultimo posto, a maggior ragione dopo l'ultima sconfitta che è maturata in modo un po' beffardo con quel canestro sulla sirena di Mancinelli, quindi partita direi molto importante, quasi un bivio per la stagione di entrambe. Treviso-Verona, altro match molto importante, entrambe le squadre hanno per motivi diversi necessità di riconquistare la vittoria. Treviso arriva dalla sconfitta pronosticabile a Trieste, Verona ha perso male in casa contro Udine, anche questo non si può definire un big match, ma sicuramente i 2 punti in palio sono molto importanti. Sì, sono d'accordo anche su questo. Treviso sicuramente la squadra d'est che sta rendendo un po' meno delle aspettative, però è anche vero che ha giocato la sua prima partita al completo solo domenica scorsa con Antonucci e Fantinelli appena rientrati e ancora non in condizioni sicuramente ottimali, quindi ci sta, insomma, questo piccolo ritardo in classifica ci può stare. È chiaro però che da qui in poi dovranno trovare un minimo di continuità in più, mentre Verona, fin qui aveva avuto un ottimo rendimento in casa, qualche flessione in più fuori casa. L'ultima sconfitta contro Udine oggettivamente è stata abbastanza pesante, soprattutto per il modo in cui è maturata e perché i due americani hanno dato un contributo davvero minimo alla causa. Quindi penso che per la De Zeni sia importante ritrovare i punti e l'apporto dei due stranieri.
Sì, lo ricordo, 5-6 punti hanno messo a referto con una percentuale al campo veramente impresentabile. Ravenna-Piacenza, l'ennesimo derby emiliano-romagnolo. Ravenna viene a 3 sconfitte consecutive, anche se se l'è giocata sempre dappertutto. Dall'altra parte Piacenza, che dopo una serie di sconfitte consecutive ha trovato un'importantissima vittoria domenica contro Mantova al supplementare, dopo aver vinto nel turno precedente contro Roseto in trasferta al Palamaggetti. Insomma, anche qui i punti avranno il loro peso. Sì, sicuramente prendo posti perché Piacenza con due vittorie di fila ha tamponato un po' quella lunga morragia di sconfitte, mentre Ravenna sta accusando un periodo di flessione, quindi prendo posti, però il peso del fattore campo secondo me può incidere e questa è una partita che la squadra di Martino deve portare a casa per riprendere la tabella di marcia dopo gli ultimi stop. Vittoria obbligata per l'Orasir Ravenna. Al Paladozza la Fortitudo Bologna ospita Bergamo, partita probabilmente tra, almeno sulla carta, tra quelle più con il risultato, diciamo, da pronostico scritto a meno di clamorose sorprese. Sì, sulla carta sì, ci sono un paio di categorie di differenza obiettivamente tra le due squadre, però comunque Bergamo avrà pochissimo da perdere e l'entusiasmo dopo la vittoria nello scontro salvezza contro Roseto e quindi scenderà in campo al Palatozza con poca pressione provando a fare la sua partita. Detto questo, il pronostico sulla carta è abbastanza chiuso. La super sorpresa del campionato, poi fino a un certo punto, però comunque che Montegranaro potesse avere 12 punti dopo 7 giornate non saremmo stati in grado di pronosticarlo nessuno. Ospita la neopromossa Orzi Nuovi che arriva al Palasavelli di Porto San Giorgio con 4 sconfitte sul groppone di fila. Anche questa sulla carta è una partita abbastanza dal pronostico abbastanza chiuso, anche se comunque Nuovi secondo me è una squadra che può giocarsene anche in trasferta, avendo comunque un roster abbastanza profondo e soprattutto se appunto cambierà qualcosa sul mercato. Detto questo, però Montegranaro in questo momento è davvero un fire, come si suol dire, e soprattutto con l'entusiasmo poi che può derivare anche dalle partite in casa. Chiaramente i favori del pronostico. Anche se questa può essere la classica buccia di banana su cui scivolare, cioè dopo un inizio di campionato Sì, è con vero. tante partite, diciamo da cartello, ospitare una neopromossa, che poi anche Montegranaro è neopromossa, però insomma una squadra che viaggia a 2 punti, penultima in classifica, potrebbe essere un rischio, ma lo scopriremo solo vivendo. Mantova, 3 sconfitte consecutive, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, ospita Trieste. Anche qui diciamo che non mi aspetto dai bookmakers delle quote generose sul 2 di Trieste. Sì, è vero, anche se Mantova comunque non è un campo facile, al di là del periodo di flessione che stanno avendo dopo quell'ottimo inizio, però vincere lì non è mai facile. Certo che Trieste in questo momento non può che essere favorita contro tutti e su qualsiasi parquet. Ennesimo derby emiliano-romagnolo, Forlì ospita il club basket Ferrara, Forlì imbattibile tra le mura amiche, 4 vittorie su 4, fa molta più fatica fuori casa, però la buona notizia è che sarà Ferrara a viaggiare e non l'Unieuro. Ferrara che arriva all'Unieuro Arena forte, tra virgolette, della vittoria ottenuta non soffrendo, anche soffrendo contro l'Orzi Basket. Sì, Forlì fino a questo momento in casa è stata praticamente perfetta e anche per merito di un pubblico davvero importante, sia a livello di presenza sia a livello di calore. Però Ferrara non è un avversario facile perché se in giornata ha il talento ed ha i punti nelle mani per giocarsela davvero su qualsiasi parquet, hanno sbloccato un po' quella situazione difficile con l'ultima vittoria di Nuovi, certo che fino alla trasferta non stanno brillando.
Ultima partita del girone est, vedrà di fronte alle 19:30 l'APU GS Udine contro la Termo Forgia Jesi, che probabilmente classifica all'EMA alla mano, potrebbe essere identificato come il vero big match ad est. Udine, dopo le due sconfitte iniziali, ha messo di fila un filotto di 5 vittorie consecutive, con l'ultima vittoria importante a Verona e non facilmente pronosticabile. Jesi, al contrario, arriva dopo una sconfitta nel derby interno contro Montegranaro, che ha chiuso una striscia di quattro successi consecutivi. Sì, partita che indubbiamente vede una delle squadre più calde del momento. Udine che in un momento di confidence davvero estremo, soprattutto in difesa, ha concesso 63 punti, rimane nelle ultime 4. Questo è un dato eloquente su quanto stia funzionando bene l'impianto difensivo dei Fullani. Jesi però è una squadra di talento, non è profondissima, però ha giocatori soprattutto fra gli esterni davvero, davvero pericolosi, quindi non è mai facile. Venendo facile affrontarli, però in questo momento direi che Udine meritatamente ai favori del pronostico. Stefano, ti chiedo ancora un attimo di pazienza, rimani in linea perché io sono pronto ad ascoltare il secondo ospite della giornata. A te non ti considero un ospite, ti considero come una persona, di casa della squadra, quindi rimani in linea, tra pochissimo sarò di nuovo con te e intanto faccio due chiacchiere con il secondo ospite di giornata. Al telefono di Serie 2 Italia c'è il capitano della Fortitudo Bologna, Stefano Mancinelli. Stefano, benvenuto su Giovedì a Spicchi e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Capitano, partiamo dal canestro pazzesco che hai messo giovedì a Faenza. Io sono rimasto per 2 minuti sul divano con le braccia aperte dallo stupore, tipo Cristo di Rio de Janeiro. È presente? Lo racconto velocemente. Dopo il tiro sbagliato di Bell, che poteva chiudere tutti gli scorci, McKamey apre per Legion, che palleggia al confine dell'arco da destra verso sinistra, torna a metà campo e poi si spinge di nuovo in avanti. Mi aspetto una penetrazione per provare a pareggiare la partita, per prendere un fallo e provare ad andare supplementari dalla lunetta. E invece Alex, appena gli sei passato davanti, ti ha messo in mano la patata bollente. A quel punto, cosa ti è passato per la testa? Guarda, io ero in angolo veramente, quindi potevo rimanere in angolo, solo che non so se me la sentivo in quel momento, cosa ho pensato, sono andato verso Alex a prendermi la palla. Alex me l'ha data e niente, ho fatto un movimento che di solito faccio spalla a canestro, ho fatto un passo e tiro, non di gancio questa volta perché ero un po' lontano per fare il gancio, e allora ho tirato con un passo e tiro, la palla è andata dentro. Cioè, quando ho tirato, quando era a metà strada, sinceramente era dritto il tiro, quindi era verso il canestro perfetto, e poteva essere o sul secondo ferro o dentro, siamo fortunati è stato dentro. E sono valsi 2 punti importantissimi, anche perché la partita dopo un sostanziale, non dico dominio, però insomma controllo vostro, aveva preso una brutta piega, Imola aveva rimontato alla grande e insomma si rischiava di perdere 2 punti che a un certo punto della partita sembravano già in tasca. Sono cose che non devono più succedere perché quando sei avanti fuori casa con Imola non puoi farti recuperare 15 punti, soprattutto perché avevamo fatto i primi 30 minuti molto bene e meritavano di vincere la partita. Poi alla fine, dopo quei 10 minuti, meritavano veramente di perderla. Meno male che quel tiro è andato dentro, però ti ripeto, dobbiamo cercare di superare questi piccoli blackout perché per diventare una grande squadra devi giocare per 40 minuti. Se devo essere sincero, a ridosso dell'inizio della stagione non avrei scommesso un centesimo che la Fortitudo dopo le prime 7 partite potesse trovarsi a quota 12 punti, un po' perché il calendario non era dei più agevoli, un po' per i tanti infortuni, un po' perché il roster è stato largamente rinnovato sia negli uomini che nella filosofia di gioco, ed un po' perché c'era la maledizione della squalifica del campo che non vi permetteva di giocare nel vostro fortino. Sei d'accordo anche tu che, tolta la sconfitta all'Almarena, il vostro sia un grande inizio di campionato? È stato un grande inizio di campionato, forse non l'ha pensato neanche io, ma non per il valore della squadra, per il valore della squadra sicuramente, ma solo per il fatto che siamo partiti un po' tra virgolette sottotono con la preparazione, perché abbiamo avuto tanti infortuni, non abbiamo voluto fare la nostra preparazione che Matteo voleva farci fare, quindi abbiamo messo un po' di benzina, ma non abbiamo messo tutto quello che volevamo mettere veramente da programma. Però alla fine
fine, dai, i risultati sono arrivati, a parte, come hai detto tu, con l'Alba, che non abbiamo giocato una. Non abbiamo giocato, anzi, non è che non abbiamo giocato un po', non abbiamo poi giocato, e quindi questo un po' dispiace, però ci servirà da lezione per il futuro. In questa fase della stagione proprio Trieste sembra imbattibile. I giuliani, approfittando degli scontri diretti in casa, appunto, hanno battuto sia voi che Treviso, che siete le principali candidate per la conquista della promozione. Secondo te c'è realmente questo gap? E se sì, credi che nel corso della stagione si possa colmare? Allora, sicuramente Trieste adesso è più un po' da me, gioca meglio, quello che posso dire è, infatti si vedono i risultati, stanno vincendo sempre, giocano bene e tutto quanto, quindi ora come ora sono più di noi sicuramente, sono a favore di questo momento, però il campionato è lungo il campionato, quindi secondo me andando avanti crescerà, crescerà ancora di più, Treviso crescerà. Quindi adesso magari loro avranno anche loro un calo, perché se continua così magari vanno messi in A1, sarebbero anche la 1 perché stanno giocando, perché stanno molto molto bene e seguono veramente sempre, quindi complimenti a loro, però spero che dopo un po' un piccolo calo avanti, se no veramente sono forti. Domenica al Secondo me devono ancora Paradozzo. dimostrarlo il nostro valore. No, certo, ancora siamo solamente a metà del girone di andata, però naturalmente si fa un primo bilancio di queste prime 7 giornate. Domenica al Paladozza arriva Bergamo, che sulla carta qui questo è un turno agevole, anche se poi la storia ci insegna che sono proprio queste le partite più insidiose, partite nelle quali si parte largamente favoriti, l'avversario viene al Paladozza senza particolari pressioni e senza niente da perdere e c'è sempre il rischio di sottovalutare l'avversario. No, assolutamente, noi dobbiamo giocare sempre con la stessa voglia di vincere le partite, ovvio. Bergamo come classifica non è Trieste, però comunque è una squadra da valutare perché ha dei buonissimi giocatori, è allenata anche bene, quindi non sarà semplice, se non giochi 40 minuti, comunque loro arrivano al Paladozza, che è un campo bello e con un tifo più bello d'Italia, quindi loro cercheranno di fare bella figura, ovviamente noi dobbiamo, cioè sta tutta a noi la partita, decidiamo tra virgolette noi, se noi giochiamo per 40 minuti come sappiamo non perdiamo, se no rischiamo. Come state dal punto di vista fisico? Fulz, Chillo, il resto della squadra? Ma Fulz è ripreso ieri e Matteo è ancora un po' indietro, però ha fatto l'ecografia e sembra stia meglio, quindi dai, secondo me nel giro di 2 settimane dovrebbe essere pronto anche lui. Capitano, tu mi insegni che quando si indossa la canotta della F non si può che giocare per vincere. Che obiettivi vi siete dati con il gruppo per questa stagione? L'obiettivo lo sanno tutti, provare la promozione assolutamente. Siamo qui perché tutti vogliamo questo. Non è semplice perché oltre ci sono altre grandi squadre come Trieste, come Treviso, ma anche perché c'è una promozione, quindi poi devi essere anche fortunato perché sai, devi arrivare sano alla fine, non devi avere infortuni. Ci sono tante piccole componenti che per farsi per andare sopra da uno, però il nostro obiettivo rimane quello di salire. Non è semplice, ma ci proveremo. Stefano, io non ti rubo altro tempo, sei stato veramente gentile, ripeto, a accettare il mio invito. Spero che nel corso della stagione ci sarà qualche altra occasione di sentirci. Per il momento non posso che ringraziarti. Grazie a te, a tutti quanti. Ciao. Allora Stefano, eccoci di nuovo al telefono, ci rimane da analizzare il prossimo turno ad Ovest. Anche in questo girone tutte le partite si giocheranno di domenica, partiamo con l'anticipo delle ore 12 su Sport Italia. Trapani ospita Legnano, Trapani che sta facendo un buon campionato, un buon inizio di campionato, ha perso sì domenica in casa della prima in classifica della capolista Casale Monferrato. Però veniva da 2 vittorie consecutive e comunque è all'interno della zona playoff con 8 punti. Riceve invece una squadra che ha iniziato non bene, benissimo questa stagione come Legnano, 12 punti, seconda da sola alle spalle di Casale Monferrato, reduce da 4 vittorie consecutive e l'unica partita l'ha persa a Cagliari al Pala Pirastu con un canestro di Stephens nei secondi finali della partita. Che partita dobbiamo aspettarci?
Partita molto interessante, che può costituire un po' un banco di prova direi per entrambe, perché Legnano, come hai sottolineato giustamente tu, è partita benissimo, è seconda in classifica e ha questo Raidio che sta viaggiando davvero a delle cifre impressionanti. Lui ha oltre i 31 di valutazione media a partita, quindi questo è già un dato molto indicativo. Dall'altra parte Trapani, che finora non è riuscita ancora a trovare la giusta continuità. Però battere un Legnano così lanciata potrebbe essere una spinta importante per loro, mentre Legnano dovesse violare un parquet così difficile, insomma, si consacrerebbe ancora di più come una big di questo girone. Di tutt'altro tenore l'anticipo delle 14 al Palatiziano di Roma, dove la Virtus ospita Rieti, due squadre che al contrario di Trapani e Legnano sono partite con parecchie difficoltà. Rieti ha sostituito l'allenatore esonerando Nunzi, la Virtus Roma, ci sono dei rumors che vorrebbero il presidente Toti alla ricerca di un coach per sostituire Corbani. Partita in o out, direi, per Fabio Corbani, domenica. Sì, partita molto delicata direi, soprattutto per Roma, che è in una di quelle classiche must win, cioè partite da vincere a tutti i costi, anche perché 4 punti in classifica, insomma, dopo 7 partite non sono il bilancio che ci si attendeva per quanto riguarda la Virtus, quindi partita veramente molto importante per Roma e eventualmente anche sì per la panchina di Corbani a questo punto. Rieti invece vuole proseguire il suo cambio di marcia dopo aver cambiato allenatore. Anche in questo caso la stagione non era iniziata nel migliore dei modi, tant'è che è stato appunto esonerato Coach Lunghi. Quindi a maggior ragione, essendo un derby, una partita che potrà dare uno slancio importante a chi la vince e a battere forse anche parecchio chi la perde. Alle 17 al Palafacchetti si incontrano due squadre che nello scorso turno hanno tirato una boccata di ossigeno. Treviglio ospita Napoli, entrambe vincenti nel turno precedente, appunto. Treviglio ha espugnato il Palapirasso di Cagliari, mentre Napoli ha battuto in casa la Virtus Roma. In questo caso due squadre che cercano di dare continuità al risultato dell'ultimo turno. Sì, partita fra squadre di bassa classifica che però hanno ottenuto 2 vittorie importanti la scorsa settimana. Treviglio deve sbloccarsi appunto tra le mura amiche perché finora le sue 2 vittorie sono arrivate entrambe in trasferta, mentre Napoli è riuscita finalmente a schierarsi da quota zero contro Roma. Anche in questo caso direi che chi vince, avendo la possibilità tra l'altro di infilare 2 vittorie consecutive per la prima volta quest'anno, può davvero provare ad uscire dal tunnel, diciamo così. Quindi partita importante per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale. Al Pala Calafiore una Viola Reggio Calabria molto casalinga, ospita l'Eurobasket Roma che domenica ha interrotto al Palatiziano di Roma la sua striscia di 5 sconfitte consecutive battendo la Benacquista Latina. Anche in questo caso Reggio Calabria cerca conferme tra le mura amiche, l'Eurobasket cerca conferme e soprattutto continuità di risultati. Sì, questa è una delle partite secondo me più interessanti della giornata e con un pronostico più difficile da fare, perché comunque Reggio Calabria finora in casa è stata perfetta, ha vinto tutte le 3 partite interne e con una solidità difensiva davvero notevole, mentre l'Eurobasket Roma sta provando ad uscire da quell'inizio veramente molto difficile. La vittoria sul Latina è un primo passo, però chiaramente ne dovranno servire altri. E in questo senso la trasferta contro la Viola può essere un banco di prova importante, soprattutto per capire se veramente la squadra di Coach Turchetto può uscire da quel momento così difficile. Al Pala Bianchini, i padroni di casa di Latina ospitano una ottima Givova Scafati che ha iniziato il campionato con 5 vittorie e 2 sconfitte, nonostante un calendario che l'ha vista di più giocare in trasferta che davanti ai propri tifosi. Latina, al contrario, non ha iniziato nel migliore modo di questa stagione. Sì, io credo che se Scafati ambisce davvero a delle posizioni di medio-alta o di alta classifica in questo campionato, queste sono le partite che possono davvero lanciare la squadra di Perdichetti, perché in un campionato così equilibrato vincere in trasferta vuol dire sempre dei vantaggi importanti a livello di classifica. Quindi partite come questa, secondo me, per Scafati possono essere un trampolino di lancio. Dall'altra parte Latina è comunque una squadra di talento, secondo me, però qualche perplessità sulla poca profondità, secondo me, del roster della Benacquista, perché secondo me nell'arco di una stagione giocare in 7 o addirittura in 6 quando manca qualcuno
come è successo recentemente con Tavernelli, può diventare un problema. In Piemonte, esattamente a Voghera, al Pala Oltrepò, ci sarà il derby dell'Agnolotto. Io parlo di derby dell'Agnolotto per i miei trascorsi enogastronomici di quest'estate mentre ero in tour, tra Tortona e Casale Monferrato. Le due squadre piemontesi sono partite bene. Benissimo Casale, che prima a punteggio pieno, bene anche Tortona, al di là del passo falso a Rieti. Comunque vincere al Pala Sojourner non è mai facile. Casale Monferrato ha avuto un altro incidente di infermeria questa settimana, dopo Marcius, che di fatto ha esordito domenica scorsa. Dopo l'infortunio a Cattapan, anche De Negri si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla mano. Comunque la Novi Più e soprattutto Coach Ramondino hanno saputo superare questi momenti e questi infortuni, non facendoli pesare e neanche lamentandosi troppo. Sì, ammetto di non conoscere l'Agnolotto, però per il resto penso sia una partita molto interessante, anche questa tra le più importanti di questa giornata, soprattutto per Tortona, secondo me, perché dopo un avvio molto brillante c'è stata una piccola flessione. Questa, secondo me, per il tipo di partita che è e per il momento in cui ci arrivano le due squadre, può essere un piccolo bivio per la stagione dei bianconeri, perché vincerla significherebbe avere una grande convinzione dopo aver dato il primo dispiacere dell'anno alla capolista. Magari perderla può significare, non dico cancellare tutto quello che era stato fatto all'inizio, però dover ripartire un po' da capo. Per quanto riguarda Casale, io penso che rifacendomi anche a quello che è stato il finale della scorsa stagione, Casale ha l'80% di vittorie, sfiora l'80% di vittorie in regular season dallo scorso girone di ritorno. Considerando anche questo, è un paragone che secondo me è calzante, perché Casale ha mantenuto praticamente quasi tutto il roster, e quindi secondo me questi dati indicano come in questo momento l'Ovest è sempre stato considerato un girone molto equilibrato, senza padroni, però numeri alla mano forse adesso la favorita c'è ed è proprio Casale. Torniamo in Sicilia, esattamente al Pala Moncada, dove i giganti della Fortitudo Agrigento ospiteranno l'Eurotrend BL in un altro impegno molto interessante. Agrigento ha iniziato questa stagione molto al di sopra di quelle che potevano essere le più rose aspettative, considerando la rivoluzione fatta durante l'estate, non solo dal punto di vista degli uomini, ma anche dal punto di vista del budget a disposizione. Di fronte a un Eurotrend BL che ugualmente sta facendo benissimo, nonostante anche loro abbiano perso dei pezzi da 90 durante il mercato. Sì, BL è una di quelle squadre, secondo me, da cui, considerando anche quello che può essere il percorso dello scorso anno, ci si aspetta qualcosa di importante nel girone Ovest, quindi una delle big, se così possiamo definirle. Ho preso un Tetali, l'inizio di stagione comunque confermato questo, perché sono arrivati degli ottimi risultati, è in serie positiva la squadra piemontese, però Agrigento non è assolutamente un campo facile. A maggior ragione dopo questo inizio molto positivo, per certi versi anche inaspettato, della squadra siciliana, quindi partita molto interessante. Dovesse vincere anche questa, Biella davvero si candida in maniera ancora più prepotente ad un ruolo da protagonista. Infine al Palaestra si gioca Sunreef Siena contro Pasta Cellino Cagliari, due squadre che fanno dell'attacco o magari della non particolare attenzione difensiva proprio il segno particolare nella carta d'identità. Cagliari nelle tre trasferte precedenti ha subito 301 punti, quindi superando la media di 100 punti a partita subito. Dall'altra parte c'è la Sunreef, che in casa segna tanto, mira a offrire spettacolo, che poi nella pallacanestro significa segnare tanti canestri, così come richiede il presidente Bagatta. Io suppongo che i bookmakers in questa partita all'over non lo quoteranno neanche. Sì, guardando le statistiche e le cifre delle gare precedenti, sono d'accordo, ci si può aspettare una gara ad altissimo punteggio per quelle che sono un po' le caratteristiche di entrambe le squadre. Siena in assoluto, secondo me, è la squadra che fin qui ha mostrato una discostanza di rendimento più alta tra casa e trasferta, perché davvero la menzione è stata tutta un'altra squadra tra le mura amiche piuttosto che nelle gare esterne.
Cagliari invece, per Cagliari sì, si può fare un po' lo stesso discorso, perché contro Treviglio è arrivata la prima sconfitta interna stagionale, mentre fuori casa non è mai arrivata una vittoria, come dicevi tu, e sono sempre arrivati anche scarti passivi piuttosto pesanti. Chiaramente Siena ai favori del pronostico, però proprio per la serie così lunga di trasferte infauste, soprattutto dal punto di vista difensivo di Cagliari, è lecito aspettarsi magari anche un pochino di attenzione e di durezza in più della squadra sarda in questa partita. Stefano, è sempre un piacere veramente parlare di pallacanestro con te. Prima di salutarti voglio ricordare i tuoi due appuntamenti all'interno di Serie A 2 Italia, ossia con il punto che ogni martedì chiude, diciamo, quello che è il discorso, o meglio, tutti i commenti riguardo alla giornata precedente, e poi il focus del venerdì, dove appunto fai un pochettino di luce e dai quelli che sono i temi sulla giornata successiva. Non mancherà occasione di risentirci, quindi sappi che ti disturberò molto presto per un'altra chiacchierata. Va benissimo, buona serata e grazie. Siamo giunti quasi al termine di questo appuntamento con Giovedì a Spicchi. Prima di salutarci, voglio ringraziare gli ospiti di questa puntata per la loro gentilezza e la loro disponibilità e ricordarvi le rubriche sul campionato di A2 che trovate ogni settimana su serie2italia.it. Partiamo dal venerdì con Stefano Blois che ci presenta il focus sulla prossima giornata di campionato. Sabato mattina alle ore 11:30 Serie A 2 Italia si trasferisce in radio per la rubrica La Bussola all'interno del programma Basket Social Club in onda su radiogodò.it. Potete ascoltare il programma in streaming in qualsiasi posto del mondo vi troviate. Sempre sabato la rubrica Saturday Night Fever con la presentazione dei match che si giocano in anticipo. La domenica mattina alle 10 vi aspettiamo al Bar delle Nazioni di Roma per fare colazione con noi in uno spazio dal vivo in cui si parlerà del prossimo turno di campionato alle porte. Avremo collegamenti con i nostri inviati sui campi, i pronostici di Alessio Teresi e Antonio Mangiola e i dati statistici di Francesco Ciccolella. Nel pomeriggio saremo tutti sui campi per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sulle partite di giornata, il cui racconto, video, scritto o fotografico potrete trovarlo sul nostro sito internet Serie A 2 Italia oppure sui nostri principali social networks. Il lunedì è il turno di Matteo Buccellato che con la sua rubrica A2 Modo Mio decreta i top e i flop di giornata dei due gironi. Martedì sarà tempo di scoprire l'MVP di giornata, le 10 migliorazioni dell'ultimo turno di campionato e i provvedimenti disciplinari, con tanto di classifica multe. Mercoledì mattina a colazione Stefano Blois mette il punto sul precedente turno di campionato e di giovedì torno io con Giovedì a Spicchi, lo spazio di equilibrio tra la giornata precedente di campionato e quella che si affaccia davanti a noi. Per oggi è davvero tutto con Giovedì a Spicchi. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di giovedì, sempre alle 19, sempre con altri tre ospiti, uno da Est, uno da Ovest e un opinionista. Se questa puntata è stata di vostro gradimento, avete un solo modo per dimostrarlo: mettete like a questo post e condividetelo.